ancora Ivan il Catania di Montella e c'è anche ripeto, nella partita. Se vuoi, tutte le domeniche è la più bella squadra del momento. Però un gol straordinario oggi, dobbiamo sottolineare. Il gol straordinario, quello di Marchese, d'accordo. Marchese è stato però bello. Hanno avuto almeno 10 palle gol. Cioè, questa è una squadra che produce calcio con una velocità incredibile, ti ripeto, con pochissima interdizione, con una fase difensiva sul piano individuale abbastanza carente, però è una squadra moderna. Ci sono due squadre che stanno infatti, bene. Mi ricordavo, una è Lecce, una è il Catania, e domenica, come diceva domenica appunto Marco Civo, c'è Inter Catania a Milano. Anche quando ha perso, non ha mai perso male. O pareggiato. Cioè è una squadra divertente. Infatti devo dire che quelli che vanno al Massimino stanno molto divertendo. Jenny, nella lotta per non retrocedere, Cesena e Novara sono spacciate ormai. Marchese del Catania voleva che vincesse Marchese, Guido Marilungo, ha vinto Marchese che ha fatto un eurogol con il sinistro al volo da calcio d'angolo, ha vinto il difensore del Catania con il 38,79% di voti, secondo Lavezzi, terzo Matri, penultimo Marilungo, ultimo Muriel del Lecce. Grazie. Grande gol quello di Marchese, eccolo qua. Che gol Marchese! Si è coordinato alla grande sugli sviluppi di calcio d'angolo, gran sinistro al volo. Abbiamo capito che è stato il weekend del Conte e del Marchese. Non male, Marchese ha detto che la sua favola è appena iniziata. È appena iniziata, quindi ha promesso altri gol. Grazie a Valentina Ballarini, vieni con me, cara. Ciao, buonanotte. Salutare Valentina, ciao. Grazie, buonanotte, Alfredo Pelù.